questo nuovo video tutorial. Oggi vi mostrerò come realizzare questo cerchietto con le orecchie da gatto, che ho visto sta andando tantissimo in giro per il web. Ce ne sono davvero di tantissimi tipi, colori, con pietre, con pizzo, cioè con vari materiali. E io ne ho realizzato un paio abbastanza semplice perché mi piace questo stile, abbastanza basic, e penso che si possa abbinare con diverse cose, quindi non è molto impegnativo e mi stanno abbastanza bene le orecchie da gatto. Voi che cosa dite? Ecco quindi come realizzarlo. Vi serviranno un cerchietto semplice, del fil di ferro, un nastro, matita, foglio, colla ed eventualmente degli strass. Partiamo posizionando il cerchietto sul nostro foglio e tracciando con la matita la forma più o meno che vogliamo dare al nostro orecchio. Prendiamo poi del fil di ferro doppio e, aiutandoci con la nostra linea guida appena tracciata, diamo forma al nostro orecchio. Questa linea guida ci servirà poi anche per determinare dove agganciare, tra virgolette, il nostro orecchio. Una volta posizionato, non facciamo altro che arrotolare il fil di ferro attorno al cerchietto. Ripetete poi la stessa cosa per formare l'altro orecchio. Il nostro nastro e incominciamo ad arrotolarlo prima attorno alle orecchie appena formate. Raggiunta la fine del nostro orecchio, possiamo tagliare il nastro e assicurarlo al cerchietto con della colla. Ripetete lo stesso passaggio anche per l'altro orecchio. Una volta terminate le orecchie, non ci resta che arrotolare il cerchietto, sempre con il nostro nastro. Cerchietto, possiamo decidere di lasciarlo così o aggiungere degli strass sulle orecchie. Ed ecco il cerchietto terminato! Spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto con un commento e soprattutto fatemi sapere quali altri video tutorial vorreste vedere realizzati, perché ho tante idee e come al solito vorrei sapere quale vi interessa di più. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, miau! Partirei subito con il mostrarvi quello che io reputo il nonno, bisnonno o comunque antenato dell'attuale Nintendo DS, che è un Game Boy Advance,
che si apre appunto come i normali Nintendo DS di adesso con l'unica